Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in un nuovo first impression di un nuovo makeup brand. Come avete già visto dal titolo, già sapete di che brand stiamo parlando, ma io lo ripeto, oggi andremo a provare insieme il brand Mesauda. Io sono molto carica, non vedo l'ora. Questo brand veramente non l'ho mai provato, neanche mezzo prodotto, nemmeno mezza volta. Sono super carica, non l'ho mai provato, ma ne ho sentito tantissimo parlare. Un sacco di beauty influencer che seguo ne parlano benissimo, quindi davvero non vedo l'ora di provare questa marca. Ma prima di iniziare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, lasciatemi un commento e niente, fatemi sapere appunto che tipologia di video vi piacerebbe vedere, datemi una vostra opinione. Detto questo, direi che possiamo partire. Prima di andare a fare il makeup insieme, vi faccio vedere che prodottini ho preso. Allora, come prima cosa partiamo da un bel fondotinta che è il Cover Stick Foundation. Lo andremo a provare insieme, quindi i pareri li daremo tutti dopo. È stato uno tra i pochi che ho visto che ho pensato fossero adatti per la mia pelle, ma andremo a vedere. Secondo prodottino, un bellissimo bronzer. In questo caso, rispetto a tutte le altre video che ho fatto, è un bronzer in polvere. Torneremo sui nostri passi e andremo ad utilizzare le polveri, perché ho preso anche un bel blush sempre in polvere di questo bellissimo colore, ma ciliegina sulla torta, ho comprato anche una bellissima palette, quindi oggi andremo a fare un bellissimo trucco occhi insieme anche. E la palette di cui sto parlando è questa, Rock Romance. Vi faccio vedere velocemente anche lo schema colori, bellissimo, mi piace davvero tantissimo, ci sono un sacco di colori pazzi, questo blu mi fa impazzire. E adesso andremo a vedere che makeup possiamo creare insieme. Passiamo alla magica postazione makeup. Ottimo, ci siamo. Direi di partire senza indugi. Ho già applicato un bello strato di primer sul viso e adesso partiamo col primo prodotto, che è appunto questo bel fondotinta in stick. Io l'ho preso nella colorazione Honey, che mi sembra leggermente scuretto, ma ovviamente io sbaglio sempre, però non si sa mai, non si sa mai. Comprare il makeup online è sempre un prenderci con i colori, quindi vediamo. Allora, è bello compatto, quindi insomma sono un po' terrorizzata, ma vediamo come si applica. Allora, perché io fondotinta così non li ho mai utilizzati, devo dire la verità. Volevo cimentarmi un po'. Per il momento vi dico, allora, preferisco ovviamente i fondotinta liquidi, però mi piace la sensazione che ho sul viso, nel senso che mi sembra molto attaccato alla pelle, che non scivola via, tra virgolette, non so come spiegarmi. E tra l'altro mi sembra anche bello coprente, nel senso non ho esagerato col prodotto, però secondo me fa un bel lavoro, che ne dite? Non mi dispiace per niente. Ecco, magari ci vuole un pelo di più per stenderlo, però niente male. Anche in questo caso mi sembra un fondotinta che non necessita di setting. Mi sento proprio come avere un velo sul viso. Mi piace tantissimo. Si asciuga, non è quello che se tipo fate così crea la riga, secondo me. Mi piace. Anche il colore, insomma, non è chiarissimo, ma non è nemmeno troppo scuro. Secondo me può andare. Voi che ne pensate? Ora metto un po' di correttore, un po' di cipria e torniamo per i prossimi prodotti. Molto bene, allora, correttore messo, fatto pure le sopracciglia, ho acceso la luce perché sembrava di stare nell'antro della strega. Molto matte, devo dire la verità, non sono più abituata a mettere la cipria dopo il fondotinta, prima di fare il contouring, ma oggi si torna ai bei vecchi tempi, perché il prossimo prodotto che andremo ad utilizzare è questa bellissima Terra Bronzer. Faccio vedere il colore, che è questo qui. È abbastanza caldo, devo dire la verità, ma non esageratamente. Mi sembra chiarino, ma andiamo a vedere come funziona. Vediamo la pigmentazione un po' tutto. Vi dico, non sono più abituata a fare contouring in polvere, però mi sembra molto carino, molto naturale, niente male. Si fonde molto bene, secondo me, con la base.
Mi piace molto anche la formulazione perché è molto liscio, non fa quell'effetto polverone, quell'effetto cerone che non mi piace. Niente, niente male. Diciamo che ultimamente io sono più fan dei prodotti in crema, come ben sapete, però questo non mi dispiace, è un po' un throwback che non fa mai male. Mi piace molto, mi piace come si sfuma, alla fine il colore mi piace, sono abituata a colori leggermente più scuri, ma... mi piace, dà un effetto molto naturale ma neanche estremamente matte, non so, cioè evidentemente la poco polverosità del prodotto lo rende molto naturale, non estremamente matte, comunque definisce il viso. Mi piace tantissimo. La linea si chiama Bronze Venus e il colore è Cinnamon Biscuit. Gli darò 7,5 su 10 perché comunque, non so, la polvere non è più la mia cosa, ma non ne ho trovati in crema sul sito, quindi questo o questo. Però niente da dire, davvero, molto carino, non rende la situazione troppo matte, che era un po' la mia paura. Prossimo prodotto che andiamo ad utilizzare è sempre per la base, ma ve l'ho già fatto vedere, faccio la misteriosa, faccio. Andiamo ad utilizzare questo bellissimo blush, che vi dico la verità, sul sito mi sembrava più aranciato, dal vivo è un po' più rosato, malva. E tra l'altro mi sembra che ci siano anche dei mini brillantini, non lo so se me lo sto immaginando. Andiamo a vedere. Bello pigmentato, mamma mia. Direi che una passata sola basta. Non me l'aspettavo così pigmentato. Niente male. I brillantini alla fine non li vedo, probabilmente me li sono immaginata. Ma mi piace anche di questo molto la formulazione. Mi sembra leggermente più polveroso del bronzer, ma... non polveroso che mi rende tutto matte brutto. Sì sì, mi piace il colore, mi piace la pigmentazione, che comunque è anche modulabile perché secondo me riusciamo a renderlo ancora più intenso, ma in questo caso a me va bene così. Vi dico, rende la base molto naturale, non mi sembra qualcosa di estremo. Non vi ho detto il numero del colore. Allora, la linea si chiama At First Blush e il colore è Vicious Fantasy. Molto bello, questo do 8 su 10, semplicemente perché ragazzi, io sono fan dei blush, non c'è niente da fare, non troverò mai un blush che mi fa dire terribile, non c'è modo, io adoro i blush, quindi... questo è. Ora vado a fissare la situazione, metto illuminante e passiamo alla parte più spicy del video, ovvero la palette, quindi trucco occhi. Bene bene ragazzi, siamo pronti con illuminante, fixing spray dato, pronti per la nostra palette. Allora, lo schema colori già ve l'ho fatto vedere, non voglio soffermarmici molto perché c'è questo benedetto specchio che mi rovina la mia inquadratura. Vabbè, però è molto carina questa palette a specchio. Allora, io vi dico già, mi sono innamorata di questo blu qua. Però io continuo a portare su questo profilo trucchi pazzi. Oggi andiamo sul semplice, faremo un trucco, direi, sui toni del rosato, ma... per prima cosa andiamo a prendere questo bianco qua, l'Irec, e lo andiamo a mettere sulla palpebra, giusto per fare un po' una base. Bello pigmentato questo bianco. Partiamo bene, partiamo bene. Ok, la nostra base bianca ce l'abbiamo, forse anche un po' troppo bianca. E partiamo. Allora, vorrei fare qualcosa di soft ma non troppo. Direi che partiamo con questo colore, Melodic, come colore di transizione. Allora, pigmentato, mi sembra bello pigmentato. Adesso vediamo anche come si sfuma. Molto molto bello, eh? Sì sì, oggi facciamo un bel trucco rosato per questa giornata. Oggi è il mio anniversario, ragazzi. E quindi rosa come i colori un po' dell'amore, no? Un po' rosa amore. Molto bello, molto bello, molto sfumabile, molto carino. Voglio usare anche molto gli shimmer, come sempre, perché qua ce ne sono di interessanti. Bene, dopo che abbiamo fatto questa base rosa, andiamo con un colore un po' più, insomma, strong, no? Questo lillino non è niente male, si chiama Idol e non potevo non usarlo, insomma. O Idol o Serenade. E sono molto tentata, ma il blu diciamo che non c'entra niente, quindi andiamo con questo bel viola lillino. Sbatto un po' perché qua si è pigmentato come quell'altro. Eh sì, bello pigmentage. Iniziamo a sfumacchiare. A sfumacchiare. No, guardate, oggi proprio così. Non ne uso tantissimo perché non voglio, appunto, come vi dicevo prima, fare qualcosa di troppo pazzo. Ma ragazzi, c'è questa pigmentazione, scusate. Sapete che il viola, no?
è un po' la prova del 9 delle Marche, secondo me. Perché comunque il viola è molto difficile da formulare. Ma ragazzi, questo è pazzesco. Super sfumabile, non fa macchia, adoro. E brava Mesauda! Non ho intenzione di aggiungerne altro perché, come già vi dicevo, voglio fare qualcosa di non troppo pazzo. Basta trucchi troppo pazzi, fermatemi. Comunque, questa è la sfumatura. Vi dico, ragazzi, sono molto stupita. E vi dico anche che i colori rispecchiano perfettamente il colore che ha la cialda, quindi non dà colori pazzi. Mi piace molto. Benissimo, ora il grave dilemma. Quale shimmer utilizzo? Allora, io sono innamorata di Beatbox, che è questo qui. Vi dico, dal video non rende, anzi guardate, se faccio così si vede. Guardate il cambio di perla, cioè favoloso. Questo però non voglio metterlo subito qua vicino al viola. Forse metto Ballad, che è questo qua. Ballad ha del potenziale, però mi sa che lo metto col dito, perché sapete ragazzi che non c'è miglior amico dei shimmer che non sia il vostro dito. Quindi lo andiamo a mettere. Mi ricorda molto uno degli shimmer che ho nella palette di I Love Revolution, che ho messo tra le mie palette preferite nell'ultimo video che è uscito, ovvero gli Oscar del make-up. Ed è veramente bellissimo. Questo forse è quasi meglio perché è molto morbido. Favoloso, favoloso! Mi piace tantissimo. Prendo un altro pizzichino di lilla e vado a scurire leggermente la crease, perché sennò non c'è dimensione. Ma adesso io voglio andare con Beatbox. Ragazzi, mi deve dare delle gioie perché questo secondo me è tanta roba. Lo sapevo! Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Veramente, questo duocromo mi fa impazzire. Abbondo, perché questo è troppo bello, quindi abbondiamo. Mi piace troppo questo colore, ragazzi. Perché se guardato da una parte, ha questa perla tipo bianca, super fredda. Invece se si guarda sotto un'altra luce, ha una perla molto rosata, molto sul fucsia, sul rosso. Favola. Bene. Direi che parte superiore ci siamo, cosa dite? Ma non mi fermo qui, perché vado a prendere l'ultimo shimmer di oggi, che è questo qua, che si chiama Metal, e andiamo a metterlo nell'inner corner, in questo caso con un pennellino per essere più precisi. Bello luminoso, me lo aspettavo leggermente più luminoso, vi dico la verità. Però mica male. Mi allungo anche leggermente qua, per rendere lo sguardo super luminoso. Super illuminé. Ora pensiamo alla rima inferiore. Allora, io direi o cambiamo totalmente colore, cosa che non lo so, non me la sento molto oggi. Oggi mi sento più basic. Quindi direi che noi ci teniamo sul nostro idol, quindi questo lillino qua che, ragazzi, è favoloso, e lo vado a mettere nella rima inferiore per dare quel pop eye. Dopo che l'abbiamo messo, riprendo il pennello da sfumatura e vado a sfumare sempre verso l'alto, ragazzi. Sfumare verso l'alto è il motto. Sfumo, sfumo, sfumo. Ne prendo anche leggermente un po' perché lo voglio intenso. E lo sfumo. Vedete come spicca l'occhio con questo viola sotto? Anche se il viola sta molto bene agli occhi castani, più che ai miei. Però, insomma, mica male. Mi piace tantissimo. Questa palette, ragazzi, super, super, super approvata, veramente. I colori si sfumano troppo bene, mi piace tantissimo. Gli shimmer, ragazzi, mi piacciono anche quelli delle palette scarse. Cosa posso dire di questi? Che sono meravigliosi, sono stupendi. Cioè, quello interno proprio favola, favola. Forse vi dico, mi piaceva di più sulla palette perché il duocromo si nota leggermente di più che sull'occhio, ma comunque, guardate questa sfumatura di rosa lilla, che ve lo dico a fa. Mi piace tantissimo, ora metto mascara, faccio un po' le labbra e poi torniamo. Eccoci qua con il make-up finito, vi dico, sono super soddisfatta. Abbastanza, non vi dico naturale perché no, però sobrio mi viene da dire, no? Mi piace, sui toni del lilla così, molto molto bello. La palette l'ho già elogiata, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di provare tutti gli altri colori, ragazzi. Sono super intrigata da questo blu, ma già ve l'ho detto, ma anche da questo verde metallico.
favoloso, bellissimo ragazzi, mi piace tantissimo la palette, come voto gli do un bellissimo 8,5 perché mi piace tanto, non voglio esagerare però con i voti, insomma, oggi di manica stretta. Sono super soddisfatta sia della base che comunque nonostante sia fatta tutta da prodotti in polvere, tranne il fondotinto ovviamente, ma anche quello era bello tosto, cioè non era molto luminoso, anzi per niente. Comunque vi dico, non mi sento secca, mi sento proprio una bella base, mi sento glowy, quindi questo è l'importante. Nulla da dire, Mesauda, una marca che mi è piaciuta tantissimo, davvero ve la consiglio assolutamente se volete provare dei prodotti. Detto questo, questo è il look finale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Siamo giunti alla fine anche oggi del video. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere. E fatemi sapere anche quali marche di make-up vorreste che io provassi. Detto questo, io vi mando, come sempre, mille baci. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!